Insomma così. Però maestro non si preoccupi, può dire sempre non si è compatibili col regime carcerario, lo dicono sempre i politici quando vengono ingabbiati. Sì. I politici sono fatti così, è carattere, veramente dicono delle cazzate gigantesche perché dire che non sei compatibile col regime carcerario è dire che ci prendi. È meglio dire sono uno stronzo. È meglio dire, uno ci crede, dice guarda, ho sbagliato, sono un coglione, perdonate. Uno ti perdona, ma quando tu mandi il tuo avvocato pagato, due, tre avvocati, e dicono il no, il mio cliente, signore della corte, signori giurati, signor giudice, signori presidente, signori avvocati, illustrissimi, il mio cliente non è compatibile col regime carcerario. Ma tu mi dici chi di noi è compatibile col regime carcerario? Me lo devi dire, me lo devi dire però. Ma perché io ce l'ho scritto in faccia, c'è cioè ognuno di noi, a parte il DNA, nome e cognome, compatibile, non compatibile, che è tipo il sangue, di più positivo, negativo, doppio zero, ma che è? Non è compatibile con il regime. E quindi questi chiaramente la fanno veramente da padroni, cioè perché non sono compatibili, anzi, sperano molto negli arresti domiciliari, perciò si comprano ville gigantesche, appartamenti di 400-500 metri quadri, perché se gli danno gli arresti domiciliari, tutta acqua per l'orto loro, veramente, veramente gentaccia. Io diffido, io non ho amici politici, spero che non ne abbiate anche voi, anzi, nel qual caso abbiate un parente politico. Mandatelo a cagare subito, subito, senza distinzioni alcuna di colore. Fate un'opera di bene, mandateli a cagare, perché loro prima o poi si redimeranno, capiranno che sono nel torto marcio, capiranno che sono degli infami e melliflui, perché purtroppo anche quelle persone brave, le brave persone che arrivano alla politica, per arrivare nel posto di comando. E oggi arrivare nel posto di comando sappiamo cosa significa poi comandare, no? Tante volte comandare è meglio che fottere, diceva un vecchio adagio della Trinacria. Ecco, quando arrivano al potere si sono sporcati prima di arrivare, per cui indistintamente tutti quanti, bene o male, hanno scheletri nell'armadio, ma c'hanno degli armadi veramente a tre ante, quattro ante, sono veramente degli zozzi, per cui voi vedete, ma sì, c'è gente infame, gentarella, a prescindere il colore politico, insomma. E non se ne salva nessuno, non se ne salva nessuno, manco la Lega, dice, sai come? Cazzo, viene a parlare di Lega qui a casa dei Legaioli, delle Leghi. Ma quale coraggio, con quale ardire vieni tu, romano di merda, la tua Roma, la cosa, vieni a parlare qui dove noi, come in alto le cose, i celtici, qui cose, qui a coso, vieni a parlare. A proposito, non stavo qui, che io mica lo so, sono venuto. Senza saperlo, sono venuto qui a quel bellissimo questo luogo, io magnifico, io quando vedo questi luoghi veramente mi ricreo, qui a dove siamo è fantastico perché è bellissimo, io non mi capacito di come ci possano abitare delle persone, gli dico non è vero, ci abitano, invece ed è bellissimo ed è giusto che ci abitiate voi, è giusto, vi imparate, così vi imparate, nel senso che potevano abitarci altri e invece ci abitate voi, è una grande responsabilità, è un onere e un onore abitare qui. A Coso, nella città che ha dato i Natali, Madonna, la gente qui ha i Natali, Capodanni, sempre a Magna qui, in questi luoghi così fantastici che sono proprio a metà tra la pianura della vallata.